thank mm -hmm. you Un Caro saluto a tutte e a tutti, un'altra puntata dell'approfondimento che parlerà dei temi del lavoro. L'ospite è molto particolare, si tratta di Agostino Megale. Benvenuto, Agostino, a questa mia trasmissione. Buongiorno. A voi. Perché è molto particolare? Perché io e te ci conosciamo dagli anni Ottanta, quindi è una lunga e consolidata amicizia, una militanza di sinistra e nella. CGL. insomma persone che hanno sempre studiato eh, il mondo del lavoro, diciamo non ci accontentavamo anche perché non c'erano dei tweet o dei titoli dei giornali, ma studiavamo e continuiamo a studiare. Faccio la breve storia tua, breve, poi se eh, dico delle cose che non vanno naturalmente tu mi correggerai. Tanto tu... Mh, la tua prima attività è stata quella di un operaio nel settore del tessile, operaio calzaturiero, modellista tagliatore. Modellista tagliatore. Fratelli, Fratelli Rossetti. Rossetti, che è una marca molto importante. Sei stato il segretario generale nazionale della Filtea CGL, cioè della categoria dei tessili. Che adesso è, è Filchten che adesso ha avuto una sua film. trasformazione, poi sei stato presidente del centro di ricerca, diciamo dell'IRCGL, il centro studi, segretario confederale della CGL, poi segretario generale dei bancari. Adesso eh, sei presidente dell'Istituto di Studi e Ricerca, LAB, che è nato per iniziativa del Sindacato dei Bancari nel 2010. Questo LAB mi pare che sia lavoro assicurazioni banche, eh, ma Lab è diciamo, la crasi di Labor, eh, di laboratorio, quindi un sì. laboratorio di ricerca sempre sul lavoro, insomma una vita come la mia dedicata esatto. ai temi del lavoro. Quindi chi meglio di te per fare una conversazione su questi argomenti? Intanto io parto da una tua intervista, mi pare sulla stampa di Torino, o sbaglio? A stampa di Torino, sì, 5 gennaio. Il 5 gennaio c'è una tua intervista, la tua foto, accanto c'è eh, il direttore generale del welfare di, di Confindustria Pierangelo Albini. Due tesi sull'oreario di lavoro, bisogna ridurlo, fate attenzione a ridurlo. Mi pare, poi inviteremo eh, naturalmente anche Confindustria perché vogliamo sentire come costume di questa. Eh, trasmissione le varie opinioni. Allora tu hai sostenuto la necessità di rivedere il tema dell'orario di lavoro. Allora spiegaci qual è la tua idea. Tra l'altro tu sei anche uno che ha fatto delle sperimentazioni sul campo molto importanti quando nessuno credeva a queste sperimentazioni, anche nel sindacato addirittura le osteggiava, penso al 6x6 per quanto riguarda i tesi. Raccontaci un po', insomma... Questa questione dell'orario come la vedi è anche la tua esperienza. Sì, è esattamente così. Quest'idea sugli orari nasce dall'incrocio di riflessione tra il mondo dell'innovazione digitale, potremmo chiamarlo il quarto capitalismo che si sta delineando, e la riflessione sulle mie esperienze passate essendo uno di quelli che ha sempre contrastato la tesi di riduzioni generalizzate, uguali per tutti, per legge, ma avendo sempre ancorato un'idea di riorganizzazione e riduzione degli orari al rapporto con la tecnologia, la produttività, l'occupazione che si determina, diciamo l'idea su cui... Ho lavorato negli ultimi 5-6 mesi, è un'idea che immagina una ipotesi di sperimentazione, sperimentazione intersettoriale in un campione di circa 3 milioni, 3 milioni e mezzo di persone, le quali sono sottoposte a un processo anche di innovazione, di cambiamento, di trasformazione. E quindi di crescita della produttività da un lato, ma anche di necessità eh, di guardare eh, al mondo e al rapporto con i cittadini e i consumatori con un'attenzione anche diversa da quella che era la dimensione di un tempo, orari rigidi, fissi, dal lunedì al venerdì. E quindi l'idea è quella di poter immaginare eh, che si può lavorare individualmente quattro giorni alla settimana, In queste giornate possono essere di otto ore al giorno, ma possono anche essere di nove a secondo le necessità del rapporto con i servizi e, e, e questo non vuol dire lavorare fino al giovedì, ma vuol dire introdurre quelle che chiamo squadre a scorrimento, eh, che lavorano il venerdì, che lavorano il sabato, che possono lavorare anche la domenica se questo è ritenuto utile ai fini della produzione, della produttività, del rapporto con mh, le città e, e, e l'insieme dei, dei consumatori, e bisogna immaginare eh, che eh, per ogni giornata eh, che scorre si può produrre un 20% in più di occupazione. Quindi, ho immaginato per questa via un'ipotesi sperimentale, come dicevo, su quella massa di persone, eh, non da applicare in tutto il mondo, da affidare alla contrattazione, e un 20% in più in rapporto a queste turnazioni potrebbe portare su 3 milioni di persone 600 mila nuovi posti. Questi 600 mila nuovi posti, ripeto, in parte devono essere concepiti come lavorare 32 ore essendo pagati 40, è ovvio che nessuno immagina che il carico del differenziale di costo sia a carico di eh, una collettività indistinta, per poter mantenere invariata la retribuzione un pezzo, quindi un terzo è a carico degli incrementi di produttività che si determinano, un terzo è a carico di sgravi fiscali, in fondo li utilizziamo per l'apprendistato o per gli stessi contratti espansivi introdotti col jobat che, devo dire la verità, insomma non è che funzionano, hanno già esaurito i fondi prima di poterli francamente espandere effettivamente, però riorganizzando quel fenomeno del jobat e l'altro terzo restante... La mia idea, l'abbiamo fatto coi bancari, si può fare in tutti i contratti. Introducendo un fondo di solidarietà contrattuale per il sostegno all'occupazione giovanile, e per questa via vi sono tre strumenti: lo Stato che interviene, la produttività che copre, il fondo contrattuale e i giovani che vengono assunti in questo piano. Mantengono diciamo, invariato una dinamica salariale evitando anche di penalizzare le nuove forze del lavoro o con meno salario o con meno diritti. È evidente che questa, ripeto, è un'ipotesi da inserire anche in un quadro di confronto con il governo. In fondo sono aperti quattro tavoli, in questi quattro tavoli possono sì viaggiare eh, come avviene oggi tra il fisco, le pensioni gli altri temi, ma potrebbero star dentro, come io penso, un grande patto sociale modello Ciampi, ieri per entrare in Europa, oggi per guardare al futuro dell'Italia del lavoro. E quando dico futuro dell'Italia del lavoro, parlo della centralità che deve assumere il tema di un piano straordinario per il lavoro ai giovani, di cui questa proposta sugli orari fa parte, come anche una politica è che oltre all'occupazione guardia i diritti, è l'anno del cinquantesimo dello Statuto, è tempo che si faccia un check up su come ha funzionato il jobat e per quella via, giungendo alla conclusione che non è quello lo strumento, un diritto in meno per produrre un posto in più, si giunga anche ad una revisione reintroducendo in parte l'articolo 18, la tutela contro i licenziamenti, ma avendo a mente insomma un'idea che è tempo di un grande patto sociale che possa rimettere al centro il lavoro, il lavoro dei giovani e la tutela dei diritti e del salario. Sappiamo che quando si affronta il tema, tema dell'orario eh, si suscitano subito molte diffidenze, perplessità, soprattutto nel campo... L'impresa però in questa tua proposta non sei solo perché la Premier finlandese, se non sbaglio, ha avanzato addirittura la proposta di 6 ore per 4 giorni a retribuzione invariata, tu proponi, diciamo, 8 ore per 4 giorni a scorrimento con delle squadre che esatto. aumentano la produttività. Mi pare che il tuo progetto mirato dovrebbe riguardare la produzione, quindi gli operai prevalentemente qui non coinvolgerebbe altre figure come gli impiegati che notoriamente non sono se non in rari casi addetti ai turni. Però rimane questo punto eh, diciamo dell'invarianza del salario. Faccio l'avvocato del diavolo, è ovvio che eh, passare da 40 a 32 è il 20% di orario in meno e di costo del lavoro in più. Tu sei sicuro che attraverso le strade che hai indicato questa differenza in una situazione già sofferente per quanto riguarda il costo del lavoro possa essere recuperata, tu dici lo scorrimento degli orari aumenta, ma in una condizione come l'attuale di stagnazione dell'economia probabilmente questa richiesta di aumento produttivo non esiste. Ma non intanto mh, questa ipotesi può riguardare sperimentalmente il mondo del lavoro dell'industria ma anche una parte dei servizi, penso alle stesse banche e assicurazioni o, o penso a grandi realtà eh, che eh, agiscono nel campo eh, dell'innovazione digitale, eh, che oggi mh, possono anche agire tramite lo smart working, con il lavoro insomma non necessariamente eh, nell'ufficio o nel luogo, c'è una dinamica di nuova flessibilità che l'innovazione digitale propone, che bisogna saper utilizzare in termini di valore sociale, eh, non solo come un fenomeno di liberazione in parte dall'alienazione, ma anche come possibile eh, strumento eh, per rendere eh, il lavoro eh, anche meno alienante e per questa via anche più fruibile in termini di occupazione. Certo, la dinamica dei costi è sempre quella che ha messo in condizione di dover calibrare eh, le rivendicazioni. Dico soltanto che in Germania con 1374 ore eh, rispetto alle nostre 1760, hanno qualcosa come 360 ore in meno all'anno, eppure come possiamo registrare la dinamica di produttività degli ultimi 21 anni, sono Germania 28 e noi 06. Eh, questo spiega perché mentre loro hanno investito, 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 una parte del nostro sistema eh, produttivo ha teso a valutare molto di più l'impatto dei costi e questo restringimento dei costi porta alla fine un'operazione in cui anche il lavoro che si crea è un lavoro povero, tecnologicamente non è in grado di competere. E questo spiega un differenziale di produttività tra 0,3 e 1,3, mediamente un punto all'anno. Questa operazione va capovolta. La vera sfida, prima di ragionare di questo o quello strumento sull'orario, è una sfida sulla produttività che l'Italia non può delegare a nessuno. E il mondo dell'impresa e la politica industriale, poi economica, devono assumerlo come veicolo principale. Insomma, io ricordo soltanto... Avendo individuato questo punto già dai primi anni 2000, assieme alla caduta dei salari, mi ricordo che proprio in quel periodo lanciai l'idea di un ministero per la produttività, lo fece l'Olanda. Ne ragionammo in parte anche quando tu eri ministro, poi le cose, eh, purtroppo, il tempo non permise di affrontare quelle, quelle questioni. Ma in dubbio che il tema per coprire anche determinati impatti di costi attiene a una crescita della produttività su cui noi dobbiamo puntare ad avere una produttività simile a quella tedesca e anche degli orari di lavoro, perché no, certo. vicini a quella dinamica. Quindi si può fare. Quindi in sostanza tu lanci un po' una sfida con il tuo istituto di ricerca Lab, una sfida che dice, beh, andiamo oltre gli schemi ormai consunti sui quali siamo abituati a ragionare. Ricordavi che il 20 maggio del 2020, 20-20-20, come vedete questo 20 ritorna, coincide. 50 anni perché lo Statuto dei lavoratori sono passati, lo Statuto dei lavoratori del 20 maggio del 1970. Quindi quest'anno, il 20 maggio del 2020, abbiamo questi 50 anni hai ragione, forse bisogna immaginare un nuovo statuto di lavoratori, perché se ci fermiamo al fatto che quando l'Ista ci dice nel mese di gennaio è aumentato dello 0, l'occupazione ma è merito del Jobs Act no, è merito del decreto dignità, no, è merito mio abbasso e viva siamo alle tifoserie ma non siamo all'approfondimento perché io ti faccio una domanda ma secondo te siamo in piena salute con l'occupazione, soprattutto con quella di qualità, quando c'è una stagnazione economica, aumenta la cassa integrazione, diminuisce la produzione industriale, sono aumentati negli anni dalla crisi ad oggi i contratti a tempo determinato da 3 a 4 milioni di persone, le ore lavorate sono il 5% in meno di quelle di prima della crisi, mentre gli occupati sono quelli di prima vuol dire che sono orari corti e bassi salari o mi sbaglio, fa oh no, tutto bene? No, no, non sbagli, non sbagli per niente, tra l'altro è proprio il volume delle ore mancanti, 1 miliardo e 800 milioni di ore in meno, abbiamo fatto i conti, eh, traduciamoli in occupati, equivalgono a 942 mila occupati, cioè circa un milione esatto. di occupati, perché quando si dice siamo tornati al livello del 2007, contabilizzando anche chi è presente per un'ora in quella settimana, diciamo si dice una grande balla, una grande fesseria. Esatto. E oggi si direbbe una fake news, no? Esatto. Ecco, in ogni caso. Però continuiamo i, a ripetere questo mantra. I, Abbiamo i, gli occupati del 2007, sì, ma le ore lavorate? Ecco, il punto però è che dovremmo riuscire a non solo smentire, ma far sì che l'opinione pubblica percepisca la realtà per quella che è. Quindi anche eh, dal nostro punto di vista, parlo in questo caso come sindacato, ma bisognerebbe parlare diciamo, anche al mondo della, della politica, eh, le operazioni verità devono essere quasi una costante. Nel mondo della comunicazione prevale ciò che comunichi e... Queste verità bisogna riuscire a comunicarle in modo costante, permanente, Perché io dico semplicemente: 800.000 giovani che se ne sono andati dall'Italia, altro che il tema degli immigrati sbandierato dalla paura eh, imposta da Salvini. E il vero tema che abbiamo è offrire ai giovani italiani eh, una prospettiva. Per farlo, per farlo e bisogna mettere mano eh, anche a quella che è stata una illusione da terza via bleriana <coughs> presente nella sinistra italiana ai tempi del Giobat. E io capisco che ogni qualvolta si tocca quel tasto nascono sensibilità, addirittura potremmo avere ministri che nel momento in cui nel cinquantesimo si dovesse porre questo problema come io penso vada fatto con forza. Possono anche ricattare il governo che ritirano i loro ministri, io dico lo facciano, si assumano le responsabilità, ma non può essere che nel cinquantesimo statuto il movimento sindacale è tutto unitario non è un tema della CGL, eh, le forze che compongono la maggioranza di governo sappiano fare con, con un termine inglese, insomma, una valutazione fredda. È servito o non è servito? E se non è servito, come si cambia? Perché io non ho la pretesa di pensare che il futuro sia la carta universale proposta da ACGN, però penso che unitariamente il sindacato, dentro un'idea di un grande patto sociale, insisto su questo, può mettere assieme la ricostruzione di un diritto contro il licenziamento ingiustificato per il lavoratore dipendente, ma anche per il giovane collaboratore o chi lavora in partita IVA. Cioè, a prescindere dalle forme contrattuali, noi dobbiamo dare una tutela unificante, ma anche affrontare il problema dell'articolo 46 della Costituzione e della partecipazione dei lavoratori da eleggere nei consigli di amministrazione. Non può essere che quando ce lo propone la Fiat... Tutti ci apriamo e per 30 anni abbiamo avuto riflessioni interne in cui sembrava di parlare del demonio, che eh no, bisogna affrontarlo con serenità e scegliere. La mia idea è che si possa avere un rappresentante nei consigli, nelle imprese oltre i 2000 dipendenti, fino a 10.000 un rappresentante, fino a 20.000 due, oltre i 20.000 tre, proposti dalle organizzazioni ed eletti da tutti i lavoratori nei consigli di amministrazione un albo d'oro dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione è un'idea che io condivido totalmente ho allora, so, fatto una proposta di legge ho fatto una proposta di legge la mitbestimmung eh, diciamo tedesca assomiglia, sono comitati di sorveglianza però si è rivelata efficace perché nella globalizzazione senza regole avere la voce dei lavoratori sulle scelte di impresa delocalizzare, sì. rimanere, internalizzare è molto importante. Per quanto riguarda il Jobs Act, eh, sento voci probabilmente poco informate che dicono che non bisogna toccarlo, bisogna ricordare a queste voci che vengono da autorevoli politici che ci ha già pensato la Corte Costituzionale perché l'articolo 3.1 che legava le cosiddette tutele crescenti alla anzianità azienda del lavoratore, ti risarcisco in base a quanti anni hai passato in questa azienda, è stata cancellata, non è costituzionale e la Corte d'Appello di Napoli ha rimandato sui licenziamenti collettivi il giudizio sempre alla Corte Costituzionale, addirittura alla Corte di Giustizia europea, perché ci si domanda, ne licenziamo 10, 5 assunti prima del Jobs Act se hanno ragione rientrano e gli altri cinque vengono risarciti, ma anche questo forse crea dei dubbi costituzionali. Poi diciamola tutta, aver reso legittimo il licenziamento illegittimo mi pare francamente che non sia stata una scelta molto opportuna. Il tema si pone, io sono d'accordo, dopo 50 anni, in termini nuovi, secondo me non si, tra non si tratta di tornare a quello che c'era nel 70, ma sicuramente casi di licenziamento illegittimo certificati debbono prevedere la reintegra di quel lavoratore a questo proposito vorrei ricordare che proprio l'ultimo contratto dei bancari firmato il 19 dicembre quindi poco un mese sì, fa circa, circa un mese fa che è stato l'unico nel panorama contrattuale a porre il problema della ricostruzione del diritto alla reintegra, Quindi, ha avuto non solo una buona conclusione salariale, eh, insomma, per la prima volta dopo anni 190 euro di aumento mensile, due punti sopra l'inflazione, insomma un ottimo risultato, ma proprio in relazione al tema dell'articolo 18 e delle sentenze. Di, della Corte e di relativa incostituzionalità, eh, si è fatto un eh, protocollo congiunto dove le parti, sulla base di questa evidenza giuridica delle sentenze, invitano il Parlamento a riflettere sulla materia e a trovare una soluzione di maggior tutela nei confronti dei licenziamenti. Io penso che se noi avessimo gran parte dei contratti in cui le parti sociali insieme avanzano questa riflessione al mondo della politica, ci possono essere tutti i nostalgici del tempo del Jobat, ma il tema va effettivamente affrontato. Sono d'accordo, negli ultimi cinque minuti vorrei farti una domanda su un altro argomento di grande attualità. Abbiamo appena visto che si è concluso, dopo il varo della legge di stabilità, l'incontro con i sindacati a proposito del cuneo fiscale. Che ne pensi? Ma penso che dopo anni si comincia ad invertire una tendenza e questa tendenza effettivamente segnala che pur di poco... Però si comincia a fare quell'operazione eh, che riduce le tasse sul lavoro, in modo particolare ai lavoratori a redditi più bassi. Anche se eh, insomma, bisogna rimarcare che nei redditi più bassi continuano a far parte anche i cosiddetti incapienti fino a 8.000 euro, che purtroppo sono rimasti fuori la seconda volta. E aggiungo eh, che proprio in direzione di un primo passo che oggi viene fatto, beh, bisogna avere consapevolezza, se è giusta anche l'analisi che noi abbiamo presentato nell'ultimo rapporto sui salari, in cui abbiamo individuato che eh, mentre il salario del lavoratore medio italiano è rimasto praticamente invariato al 1990 e addirittura sul 2007, Oggi vale 29.000 euro, nel 2007 valeva 30.000 euro a prezzi costanti, quindi vuol dire che abbiamo perso mediamente 1.000 euro. Però calcolando proprio l'intervento dell'Aliquote IRPEF si vede che mediamente un lavoratore dipendente paga in termini reali qualcosa come 220 euro in più al mese di tasse rispetto a quel periodo. La cosa è determinata, è determinato dal fatto che il fiscal drag non è mai stato restituito, è determinata dal fatto che il salario nominale cresce, ma crescono le aliquote reali, perché quando passi dal 23 al 27 eh, o dal 27 al 38, è evidentemente è un problema. E allora per questa via bisognerebbe immaginare due cose. La prima cosa, una vera riforma dell'IRPEF dopo questo primo passo, in cui si è capace di rispondere a due fattori. Il primo fattore è al ceto medio del 38% e il secondo a quello degli incapienti anche attraverso un premio fiscale, perché molti di questi fanno parte di quel part-time involontario a cui sono obbligati, non perché l'hanno certo. scelto. Quindi dobbiamo averne consapevolezza. Qui io immagino che però, oltre alle dichiarazioni di intenti, del tema contrasto e lotta all'evasione fiscale. Insomma, bisogna quasi immaginare una campagna di comunicazione. Io lo dico a noi come CGL, come sindacato, il titolo è Loro evadono, noi paghiamo. Quanto paghiamo? Mediamente 3.000 euro l'anno in più per coloro che non pagano. Quanto non pagano? Dai 109 ai 160 eh, miliardi, considerato che circa 380 miliardi. Di imponibile vaso, gran parte sono anche lavoro nero, sommerso, illegale, quindi con tutto quel che ne consegue. E in più dopo il rapporto dell'altro ieri a Davos sulle diseguaglianze, dove insomma 26 persone detengono una ricchezza pari a 3 miliardi e mezzo. Ora, qui chiunque pronuncia la parola imposta sulle grandi ricchezze, Dio ce ne scampi liberi però. In Spagna hanno immaginato che fanno un'imposta patrimoniale dell'1% per chi ha più di 10 milioni. Si può pensare si che può chi pensare. ha una ricchezza, vero? Si può, può pensare. pensare e usare quello più quello più quell'altro per fare una riforma in cui effettivamente i lavoratori dipendenti nel loro complesso e anche i giovani vengono ad essere sgravati di un primo risultato con questa manovra. Per poi arrivare a ritornare al valore reale del salario e per fare quell'operazione bisogna immaginare una riforma che sia capace di investire non solo per coprire le mancate rivalutazioni aliquote IVA, ma magari per fare sull'IVA che quella sui tartufi può arrivare al 30%, mentre quella per il pane deve restare bassa. Bene, abbiamo praticamente esaurito il nostro tempo. Una battuta flash. Pensioni e flessibilità, la ricetta di Lab, di Megale? Ma eh, penso che bisogna essere eh, capaci eh, di costruire una condizione per la quale i pensionati, non solo attuali, ma anche quelli che chiamiamo i pensionati del futuro, sia la nostra principale preoccupazione. Questo vuol dire eh, ricordarsi. <coughs> che quando si parla di pensioni di garanzia per i giovani del futuro, io lo dico sempre, tant'è che ho consegnato il testo eh, al nostro compagno eh, segretario della CGL, testo dell'accordo che tu facesti ai tempi in cui eri ministro del lavoro del governo Prodi 23 luglio del 2007, in cui ad un certo punto... E quel giorno lo valutammo assieme, quelle tre righe, per i giovani bisogna prevedere una, garanzia, una pensione di garanzia non inferiore al 60% della prestazione. Ecco, io dico, mettiamo assieme tutto, lavori usuranti, eh, non trattiamo tutti allo stesso modo, ricostruiamo condizioni di garanzia, ma più che trasformare il problema in quale età esco, ricostruiamo una flessibilità non penalizzante nelle uscite e diamo un futuro ai giovani per i quali si richiede lavoro stabile ma anche una pensione di garanzia. Bene, mi pare che abbiamo fatto un dibattito molto interessante, come sempre con Agostino i temi vengono approfonditi, io naturalmente ti ringrazio molto, penso che abbiamo fatto una cosa utile, molte idee le abbiamo messe sul tappeto il cinquantesimo dello Statuto dei lavoratori impegni tutti, le parti sociali, il governo, il Parlamento, a ripensare il tema del lavoro e delle tutele. Credo che sia obbligatorio. Come sempre un caro saluto a tutte e a tutti.